Salve a tutti ragazzi! Come sempre qui ci sono per voi Fabio Martorelli e Valentino Di Berardino. Secondo te, sono pronti per la terza di quattro parti sulle vite e bulloni? Credo proprio di sì. Va bene. 3, 2, 1, via! Esistono vari tipi di materiali con i quali possono essere fatte le viti. Il principale è l'acciaio. L'acciaio varia le proprie caratteristiche in base ai trattamenti e alla percentuale di carbonio. Le norme UNISO classificano la resistenza dell'acciaio con delle sigle. Le principali sigle sono 4 e le andiamo a illustrare subito. La prima, cioè la più comune, è la 8.8. Cosa vogliono dire questi numeri? Il primo numero sa indicare la tensione di rottura, cioè la tensione per la quale il materiale superata quella si rompe. Come si calcola? Noi moltiplichiamo il primo numero per 100. Ad esempio qui abbiamo 8 per 100 fa 800 megapascal, cioè 800 newton ogni millimetro quadro di materiale della nostra vite, cioè 81,5 kg ogni millimetro quadro della nostra vite. Il secondo numero è la tensione di snervamento, cioè se noi applicassimo una forza ad esempio a questo pennarello, superata questa tensione di snervamento, il pennarello non si rompe, ma se la rilasciassimo il pennarello non tornerebbe più a posto. Si calcola in questo modo: si prende qui 800 preso da prima, cioè la rottura, si moltiplica per questo numero diviso 10 qui, cioè fa 0,8, e abbiamo la nostra tensione di snervamento, che in questo caso è di 640 megapascal. Per farvi capire meglio vi faccio anche la 10.9. La 10.9 vediamo subito che è più resistente. In questo modo, 10 lo moltiplichiamo per 100 come detto prima e troviamo 1000 megapascal, cioè 1000 newton su millimetro quadro di ogni, diciamo, parte della nostra vite, cioè 101,93 kg ogni millimetro quadro di aria resistente della nostra vite, come detto prima. Snervamento, noi prendiamo la rottura vista prima, lo moltiplichiamo per questo numero diviso 10 e abbiamo 900 megapascal. Questi due numeri confrontati con quelli sopra, ad esempio la rottura è di 1000, qui 800, e lo snervamento è di 900, quindi 640, vediamo appunto che è più resistente. Le ultime due sigle che vediamo sono la 12.9, che è il tipo di vite più resistente, e la 5.8, che è il tipo di vite meno resistente. Un'ultima cosa: se voi voleste convertire i newton su millimetro quadrato in chilogrammi su millimetro quadrato, come ho fatto io prima, non dovete fare altro che dividere il numero che avete a fianco newton su millimetro quadrato per 9,81. Cioè 800 diviso 9,81 fa 81,5 kg su millimetro quadrato. Come 1000 newton su millimetro quadrato diviso 9,81 fa 101,93 kg su millimetro quadrato. Come sapete dai principi di funzionamento descritti nella parte 2 di 4, per avvitare correttamente una vite bisogna serrarla alla giusta coppia di serraggio. Ci sono strumenti di misura che permettono un serraggio controllato in base al tipo di applicazione. Questi strumenti sono la chiave dinamometrica e la chiave a gradi. Questa che vi sto mostrando è la chiave dinamometrica. Ha una scala newtonmetrica che va da 10 fino a 50 Nm. Questa linea rossa indica il serraggio che io ho appena impostato. Può andare, sbloccando il tamburello, sia aumentare, in questo modo qui. Siamo arrivati a 15 Nm, sia a diminuire, in questo modo qui. Ritorniamo ai nostri 10 Nm, col tamburello a 0. Ora eseguiamo un serraggio. Una volta che io vado ad applicare la forza, quando arriverò alla coppia di serraggio che io ho appena impostato, la chiave eseguirà uno scatto, in questo modo. Dopo aver eseguito il serraggio con la chiave dinamometrica, se casa costruttrice lo prevede, dobbiamo eseguire il serraggio angolare, in questo modo. Inseriamo la nostra chiave a gradi, stabiliamo un punto fisso. In questo caso qui c'è una calamita. Eseguiamo l'azzeramento in questo modo qua, questo è molto importante. Dopodiché con un semplice cricchetto andiamo ad eseguire il serraggio. Rifaccio l'azzeramento
e do un serraggio angolare di 30 gradi, in questo modo. Ebbene sì, anche la terza parte è giunta al termine. Se vi è piaciuto lasciate un like, fateci sapere cosa ne pensate con dei commenti e non perdetevi assolutamente l'ultima parte che uscirà a breve. Ciao!